Grazie Nannini. Adesso architetto Fabio Zita, l'esperienza toscana nelle procedure di compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti geotermici. Mi raccomando sempre i tempi. Quanto tempo avrei? A 10 minuti. 10 minuti. No, vi ringrazio intanto dell'invito, per me è l'occasione anche per ricordare tanti anni di lavoro in Regione Toscana, 35, sono in quiescenza dal 1° di dicembre, mi sono occupato per tanti anni, tra le tante, anche di geotermia. Sono stato tirato dentro da chi mi ha preceduto riguardo a Bagnore 4, di quello dirò in ultimo. Parto invece da quello che ha detto il Presidente del Consiglio, che è stato citato anche da illustri predecessori in questa sessione di lavoro. Io sono stato in Nevada insieme all'ex assessore Bramerini esattamente rispetto ad oggi 5 anni fa, aprile del 2011. Noi siamo andati come Regione Toscana in Nevada a vedere gli impianti geotermici California Nevada. Abbiamo visto 5 anni fa quello che Matteo Renzi ha visto la settimana scorsa e mi sembra di capire gli si è aperto soltanto oggi un nuovo mondo davanti a sé, un mondo che noi conoscevamo tutti benissimo. Noi siamo andati con Enel Green Power. Io nei confronti di Enel Green Power non ho niente da dire e da eccepire, perché ritengo che sia una grande società. Nei miei confronti e nei confronti della regione si è sempre rapportata in modo corretto, poi è un imprenditore e come tale noi l'abbiamo trattato, però rispetto a tanti che ho conosciuto nella mia lunga carriera, una onestà professionale nella presentazione dei documenti, anche sulla base delle contestazioni che ci venivano, in termini di correttezza di rapporti, questo io lo devo ammettere. Siamo andati a vedere questa centrale da 20 megawatt, perché è una centrale da 20 megawatt, e per dirvela tutta esattamente, la prima persona che noi abbiamo incontrato sia all'andata che al ritorno in questo lungo viaggio, una settimana, dove abbiamo visto tante centrali, ma questa a ciclo binario, quindi con reiniezione, noi la prima persona è stato un indiano circa 1 ora e mezza prima di arrivare alla centrale e quindi successivamente dopo, cioè nel giro di 150 chilometri non c'era essere umano. Mentre eravamo fermi accanto a questa centrale, noi cercavamo di fare domande logicamente ai tecnici americani e italiani che gestivano la centrale, ma era impossibile parlare perché questa centrale emetteva un rumore assordante. La tecnologia ci è stata spiegata e noi con questa tecnologia siamo tornati a Firenze per cominciare a ragionare di queste cose. Era il 2011. Nel 2010, tutti sapete, col decreto 22 era entrata la liberalizzazione. Io avevo vissuto fino ad allora abbastanza tranquillamente, avendo di fronte un unico interlocutore che lavorava in particolare sull'area storica, quindi l'Arderello, dove voi sapete da 100 anni c'è la geotermia, è talmente radicalizzata sul territorio che io ho avuto rapporti con un'infinità di sindaci, assessori, consiglieri comunali, erano tutti dipendenti dell'Enel, ma perché in quell'area storica l'Enel si era effettivamente localizzata, portando in un'area anche marginalizzata del nostro territorio effettivamente lavoro, un lavoro di tipo tradizionale, perché erano centrali tradizionali, un lavoro che è passato di padre in figlio e che è stata per quei territori per molti anni l'unica risorsa per non emigrare. Questo bisogna anche dirlo. Quando si è aperta la possibilità, opportunità di cominciare a lavorare anche sull'amiata, sono cominciati i problemi. E la regione
non è esente da colpe. La prima colpa che io, e su questo avvisai immediatamente la Bramerini della cosa, fu quando si decise che, siccome da soli non potevamo farcela, dovevamo prendere degli esperti per analizzare. E la regione decise di prendere come esperta l'Università di Siena. Andando a controllare, come dire, i curriculum di coloro che nell'Università di Siena lavoravano e avevano avuto l'incarico a lavorare su questa materia, ho scoperto che l'Università di Siena poco prima aveva avuto incarico dall'Enel Green Power per fare ricerche riguardo ai valori della geotermia e alle eventuali interferenze. Suggerì alla politica che non era il caso che noi si spendesse del denaro pubblico per dare una consulenza ad un'università che era del tutto chiaro, perché era ovviamente pubblico e nel suo curriculum, che aveva collaborato e aveva preso dei soldi dall'Enel Green Power per giustificare alcune azioni di Enel Green Power. Per una questione di buste, perché ci sono state tre a partecipare, poi è venuto fuori che comunque a Siena è stato dato questo incarico. C'è stato, nel periodo di valutazione dei risultati di questo lavoro dell'Università di Siena, anche un problema tra la Regione Toscana stessa e l'Università di Siena. Ricordo come la difesa del suolo, nella dottoressa Maria Sargentini, attualmente direttore generale dell'ARPAT, contestò all'Università di Siena alcune conclusioni dell'Università di Siena incaricata da noi riguardante ovviamente aspetti idrogeologici. La questione ebbe una rilevanza regionale e ci fu contestato evidentemente anche dai soggetti che rappresentavano il territorio il fatto che si prendesse questo lavoro all'università e se ne facesse poi l'elemento per dichiarare l'opportunità e la validità dell'incentivazione dell'attività geotermica anche sull'amianto. Siamo cioè, secondo me, partiti con il piede sbagliato in un confronto con il territorio che invece di essere dialettico si è trasformato immediatamente in un contrasto. Il contrasto vedo che tuttora, io non mi occupo più ovviamente di tutta la faccenda, è ancora in piedi. Il contrasto si è andato ad aumentare, quindi il rapporto si è sfilacciato anche nei confronti del territorio, anche quando poi è entrata il CNR con ulteriori considerazioni. Il tutto poi è finito abbastanza male in questo senso quando è arrivata la famosa centrale di Bagnore 4. Qualcuno mi chiede il mio parere su tutta questa faccenda. Io non esprimo pareri personali, per me hanno sempre parlato le carte ufficiali che ho firmato e che hanno firmato gli altri funzionari della regione e di tutti gli organismi tecnici che partecipano nelle procedure. Tutti atti pubblici, atti che potete trovare e che qualcuno conosce perfettamente. In quell'occasione era un'unica centrale da 40 megawatt che poi, con un giochino delle tre carte, si decise di spacchettare in due centrali da 20, come se due centrali da 20 fossero meglio di una centrale da 40 in termini emissivi e quant'altro. Poteva sembrare meno impattante, ma queste sono cose marginali. La questione rilevante è che io pretesi ovviamente che per quella centrale la regione chiedesse un parere all'ARS, all'Agenzia Regionale per la Sanità. Non era una cosa usuale, non era mai stato fatto, ma suggerì ovviamente in un rapporto dialettico con l'assessore Bramerini, era quotidiano il rapporto che io avevo con l'assessore Bramerini, che date le problematiche che riguardavano la salute pubblica e dato che era la più grande centrale che si intendeva costruire non in Nevada, dove il primo cristiano era a 150 chilometri, ma in un'area fortemente antropizzata, in una regione che ha una storia, una cultura e che geograficamente è la più conosciuta al mondo, noi non potevamo sottendere la necessità di approfondire il più grosso bacino idrico. Le questioni idrogeologiche però, guardate, sono rispetto alle questioni sanitarie, io mi permetto di dire
marginali rispetto alle questioni sanitarie. Benissimo, io chiesi un parere all'ARS. L'ARS, e qui faccio per la prima volta una dichiarazione pubblica, e consentitemi per questo anche, no, il fatto che mi assumo una responsabilità notevole, ma non ho mai mancato di assumermene, quindi vedremo quali saranno le conseguenze di quello che dico, ok? Io ho chiesto un parere all'ARS. L'ARS mi mandò un parere ufficiale, era un parere negativo. Io chiamai immediatamente l'assessore Bramerini, che convenne con me che con quel parere dell'ARS Bagnore 4 non si poteva chiudere. No, vi prego, non c'è da fare, non chiedo commenti, vi prego, non fate commenti perché la questione è significativa e rilevante. La Bramerini parlò evidentemente in giunta di questa faccenda. L'ARS, 15 giorni dopo il parere negativo, uscì con un successivo nuovo parere positivo. Sulla base, evidentemente, così come è scritto nei pareri, io vi invito a leggere pareri ufficiali, sulla base di ulteriori nuove e all'ARS non conosciute indicazioni che gli provenivano dal settore energia. Io commentai all'assessore Bramerini in merito al fatto che era per me totalmente inconcepibile che un direttore generale dell'Agenzia Regionale della Sanità avesse emanato un parere negativo dichiarando nel successivo parere positivo che lo aveva fatto il primo parere nell'inconsapevolezza del valore del progetto, cosa che invece aveva assunto in termini di consapevolezza soltanto nell'emanazione del secondo parere sulla base di indicazioni che lui non aveva avuto prima e che aveva avuto successivamente dal settore energia della Regione Toscana. Le conseguenze di tutto ciò sono state la delega tolta all'assessore Bramerini sulla valutazione di impatto ambientale e il mio allontanamento come responsabile del settore via e trasferimento al settore paesaggio. Le due cose però, vedete, sono legate, perché io, occupandomi di paesaggio negli ultimi 3 anni di attività in regione, mi sono occupato anche di geotermia. Io non nego che la geotermia è una risorsa, non nego nemmeno che è strategica, anzi non ho mai negato che secondo me la Toscana, se doveva dare un contributo in generale all'Italia, lo doveva dare più sulla geotermia e sul fotovoltaico, non fatto come è stato fatto, piuttosto che sull'eolico. E sull'eolico ne ho anche pagato personalmente le conseguenze. E non sto a spiegare, comunque, diciamo che poi sulla stampa certe cose sono anche emerse. Dico questo perché noi nel 2010, voi sapete, col decreto 22 c'è stata la liberalizzazione. Lì, da quel momento, io ho cominciato a spiegare che o in questa regione si cominciava a programmare e pianificare o la liberalizzazione avrebbe comportato la corsa all'oro su tutte, geotermia, fotovoltaico ed eolico, senza che noi tecnici della regione, e non soltanto tecnici della regione, ma anche delle amministrazioni locali e anche dell'ARPAT, dell'ASL e degli altri settori coinvolti, senza che noi avessimo potuto utilizzare strumenti, perché a noi necessitano strumenti, per valutare poi caso per caso le domande che sarebbero arrivate. Le domande sono arrivate. Sono arrivate sulla geotermia, sono arrivate sull'eolico, sono arrivate sul fotovoltaico a terra. Sono arrivate delle cose veramente totalmente incompatibili con il valore che questa terra, come dire, dovrebbe trasferire anche alle future generazioni, che sono il nostro PIL, le bellezze naturali, le bellezze paesaggistiche, la ricchezza dei nostri prodotti, la cultura che questo territorio ha costruito attraverso l'opera delle generazioni precedenti. Per quanto riguarda l'eolico e il fotovoltaico, meno male che il periodo dei contributi si è concluso, perché è stata una cosa drammatica, drammatica.
Sulla geotermia, siccome impianti geotermici costano molto, io ricordo comunque un particolare, che per quanto riguarda la ricerca, molte società che si presentavano, andando a controllare anche logicamente in Camera di Commercio, insomma, come si erano costituite, da dove venivano fuori tutto questo interesse, a parte che molti erano ex dipendenti dell'Enel che uscivano portandosi dietro evidentemente una certa professionalità, effettivamente, come è successo per l'eolico in particolare, noi abbiamo verificato che alcune erano società, qualcuno qui l'ha anticipato, si erano costituite esclusivamente per un motivo, partendo dalle analisi non invasive, che erano quelle logicamente meno costose, cercare di arrivare a prendere un'autorizzazione per offrirla al miglior offerente, ovviamente, perché in questo paese, voi lo sapete quanto me, la cosa più complicata è ottenere un'autorizzazione. E quindi nella testa di qualcuno è partita questa considerazione: se io riesco a ottenere anche sulla geotermia, attraverso la presentazione di un po' di carte, perché poi le prime ricerche non invasive sono un po' di carte di bibliografia praticamente esistente, qualche ricerca sul campo con un martelletto per andare a vedere se la roccia è una roccia che si presta in superficie, senza quindi fare traumatiche analisi sul territorio. Presa quell'autorizzazione, al miglior offerente propongo quello che ho ottenuto. Qualcheduno che poi i soldi ce li ha deve successivamente avviare la seconda fase sempre per la ricerca, che è quella della prospezione attraverso i primi pozzi, fino poi ad arrivare, sapete perfettamente, alla coltivazione attraverso i famosi pozzi. Puoi concludere, oltre i 3.000. Ecco, su tutte queste questioni, a partire dalle rinnovabili eolico e fotovoltaico, effettivamente l'ipotesi è quella, secondo me, di programmare, e l'unica possibilità che c'è è quello che per ora la Giunta non ha voluto fare. Le aree non opportune, come sono state fatte per l'eolico e fotovoltaico, non possiamo dire che non si possono fare, ma bisogna fare una analisi territoriale individuando le aree non opportune, in modo che il proponente possa sapere che se va a collocarsi in un'area non opportuna e l'area non è opportuna sotto il profilo ambientale, naturalistico e paesaggistico, lo fa a suo rischio e pericolo, altrimenti si va a porre all'interno delle altre aree cosiddette libere. Ma siccome questo è quello che avevamo proposto ed è quello che in 5 anni la Regione non ha voluto fare, è del tutto ovvio perché andare a individuare le aree opportune significa probabilmente andare a toccare interessi di chi pensa in quelle aree di poter Grazie. Comunque realizzare. Grazie. Grazie, ringraziamo l'architetto Zita. Lo ringraziamo anche per le informazioni sicuramente molto importanti, anche delicate, che è riuscito a darci questa mattina. Ci fanno sempre più convincere di qual è il clima in cui poi nascono certi problemi. E adesso do 5 minuti 5 a Mauro Chessa. Sì.